Se volete acquistare crediti, passate da IGVolt, link in descrizione, e utilizzate il codice coupon malati tutto in maiuscolo per avere il 6% di sconto. Sono veloci, sicuri, affidabili ed economici. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovis Pod, dello staff di NMF, e benvenuti nella player review di Sanchez nella sua versione International Man of the Match con 90 di rating. Prima di iniziare questa review voglio chiedervi di arrivare almeno a 70 like o mi piace per questa review e per questo giocatore, secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Partiamo con i pro. Primo pro, la velocità. 91 con 93 accelerazione, 88 velocità, scatto. È un giocatore molto veloce e fa della velocità sicuramente una delle sue armi vincenti. Altro pro, il tiro, tutti i tipi di tiro. Un po' meno il tiro dalla distanza, perché ho notato una potenza tiro non proprio così alta come viene descritta sulla carta. Ha un 92 con 94 posizionamento, 94 finalizzazione, 90 potenza tiro, 88 long shot, 86 tiravolo, 85 rigori. Piede preferito il destro con 3 stelle e piede debole. Le 3 stelle sì, si sentono, infatti col sinistro non è proprio precisissimo. Quello 90 in potenza tiro in game sembra un 85, comunque un valore non proprio così brutto. Long shot 88, anche questo sembra un 85-84 in game. Un'ottima finalizzazione, un ottimo posizionamento unito a work rates alto alto. Questo work rates così più propenso per un CC o un centrocampista non si sente più di tanto, perché è molto veloce, quindi recupera velocemente la sua posizione. Altro pro, il dribbling, 92 con 95 agilità, 90 equilibrio, 87 riflessi, 90 controllo palla, 92 dribbling, 4 stelle skill. Le 4 stelle skill sono un altro pro. Ha un dribbling fantastico, ha un'ottima agilità, un ottimo equilibrio, e questo equilibrio va a bilanciare la sua forza fisica, che non è proprio delle migliori. Infatti l'ho inserita tra i contro, ma è un contro, un piccolo contro ragazzi, non un contro evidente. Controllo palla ottimo. Veniamo al fisico: 80 con 94 resistenza, 70 forza, 87 aggressività. L'aggressività è un altro pro ragazzi, è un'ottima aggressività, devo dire, recupera parecchi palloni. Altro pro, i passaggi: 87 con 87 vision, 84 cross, 89 passaggi corti, 81 lunghi, 87 effetto, 85 calci piazzati. Calci piazzati accettabili. Passaggi lunghi, corti, filtranti, ragazzi, anche i cross davvero molto molto buoni e precisi. La sua altezza è 169 cm, colpo di testa ha un 72 con un 78 elevazione e 69 precisione di testa. Diciamo, per un'ala il colpo di testa non è molto importante, utilizzato per l'appunto come ala in un 4-3-3-2. Alternative abbiamo Hazard, Neymar, Ribéry ed altri. Tra le normali ho optato per Royce. Tra le leggende, Giggs. Nella nazione secondo me non ce ne sono. Nella Lega, Hazard, dello stesso livello, ovvero International Man of the Match di Maria. Paragoni con il SIF a un più 19, rispetto al base a un più 39. Io ho provato la versione base ATT e SIF e devo dire questa versione mi è sembrata più forte della versione SIF e base. Differenza di prezzo: International 90 e International 89 20k. International 90 e SIF 120k, International e Inform 150k, International e base 263.000 crediti. Prezzi per PS4, ed io l'ho pagato all'incirca 295.000 crediti. Un prezzo un bel po' altino. Non l'ho inserito tra i contro perché comunque ci sono giocatori molto più costosi di Sanchez. Ed è, secondo me, Sanchez, International Man of the Match 90, una buona carta, un buon giocatore. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8,5. Io di solito non sono molto generoso con i voti, in questo caso ho dato un 8,5 perché se l'è meritato ragazzi, si è quasi meritato a parer mio il 9, però se avesse avuto una forza fisica migliore ragazzi e quella potenza tiro in più, gli avrei dato tranquillamente anche un 9,5, perché
secondo me Sanchez 90 è un'ottima carta. Un'ottima carta, naturalmente io cerco sempre di trovar pro e soprattutto contro in una carta. E dunque vi chiedo di arrivare almeno a 70 like o mi piace per questa review e per questo giocatore. Secondo me li raggiungiamo tranquillamente. Qui Gio Bispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!